Se c'è una ricetta che non può mancare a Natale in Brasile è l'insalata russa e oggi facciamo una buonissima insalata russa natalizia. Semplicissima da fare e buona, 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 buona. Vediamo come l'ho realizzata. Per prima cosa dobbiamo mettere una pentola con dell'acqua a bollire. Quando l'acqua inizia a bollire, tuffiamo dentro le patate tagliate a dadini e le facciamo cuocere per 2 minutini. Dopodiché aggiungiamo le altre verdure. In questo caso ho aggiunto delle zucchine e delle carote. Quando l'acqua inizia a bollire in questo modo, contate 1 minuto, massimo 2, e scolate le verdure. In seguito passate le verdure sotto un getto d'acqua fredda in modo da fermare la cottura. Una volta che le verdure sono fredde, le mettiamo all'interno di una ciotola e aggiungiamo il mais, qualche champignon, delle olive, un po' di sale, un po' di pepe e la maionese, ovviamente. Volendo, potete arricchire ancora di più la vostra insalata con altri ingredienti, come per esempio le noci, il prosciutto cotto tagliato a dadini, la mela Smith, l'uvetta molata, insomma, chi più ne ha più ne metta, deve essere bella golosa. Una volta che la nostra insalata è fredda, la possiamo impiattare. Mettiamo la nostra insalata su un bel vassoio e cerchiamo di dare una forma triangolare. Ora prendiamo dei semplicissimi fagiolini lessi che useremo per ricoprire questo triangolo. Infine, non ci resta che decorare il nostro alberello. In questo caso ho utilizzato qualche pomodorino, delle olive nere e il mais. Ed ecco qua l'insalata pronta. In Brasile viene servita di solito con il riso in bianco e il tacchino. Se ancora non sapete come realizzare il tacchino di Natale, vi ricordo che qua nel canale trovate la ricetta. Vi ringrazio e ci rivediamo presto su Ricette di Gabri. Ciao ciao!